Spada e pugnale, spada e brocchiere sono le specialità in capo al Palacattani di Faenza in occasione del 18° torneo arti marziali storiche italiane Achille Marozzo, uno sport che ricorda i combattimenti medievali del 1500, ma con innocue armi di plastica. È una simulazione di combattimento fatto con armi in plastica e con protezioni adeguate, tentando di simulare quello che erano i duelli, così come li raccontano i trattati del 1500. Queste 2 giornate di combattimenti abbiamo 300, circa 300 iscritti, più una cinquantina di arbitri che vengono da tutta Italia con un paio di ospiti stranieri da Germania e da Inghilterra. Piacenza. Ho iniziato per caso giocando a fare il guerriero con le armature. Sono russa, ma vivo a Udine. Qual è la tua disciplina? Direi spada e pugnale perché lo sto studiando quest'anno. Sono di Bologna, della sala d'arme Bononia, San Bononia. Qual è la tua disciplina? Io pratico solo spada sola, sono al primo anno. A Firenze. Io faccio un po' tutte, spada sola, spada e pugnale, io faccio tutte quelle che si possono fare. È pericoloso? No, non è pericoloso, siamo belli protetti, mi sono fatto più male giocando a calcetto. Da Modena, quindi abbiamo deciso di utilizzare delle bardature composte da giubbotti antisommossa, maschere da scherma, guanti da hockey e protezioni da hockey, appunto per mantenere lo scherma esattamente come doveva essere eseguito durante il 1500.